Allora, ciao patatine. Dunque. Burro che abbiamo fatto ieri sera è a 12, quasi 13 gradi, quindi ci siamo. Io metto in frigorifero la tavola di legno, che così resta freddo, che siccome sto cuocendo le colombe, tra tirare fuori il pastello e insomma, così mi mantiene un po' di più il fresco. Qui ho la pasta che ho fatto ieri. Allora, io uso questa qua, proprio una farina super debole, l'ho scontata perché era quasi in scadenza e l'ho presa. Allora, scusate un attimo. Ok, eccoci. Sì, il colore non guardatelo perché niente, ieri mi è venuta voglia di farla così variegata. Allora, noi dobbiamo avere ben presente le nostre misure, ok? Adesso non guardate a me che io ho misure da fotomodella. No, scherzo, dovete guardare le misure che avete del pastello, per quello che dovete farvelo la sera prima, così vi prendete già anche le misure del... Allora, dico pastello, ma in realtà il pastello è quando fai la pasta sfoglia, ok? C'è il pastello magro, comunque gli stessi. Noi dobbiamo andare a incassare, quindi avete visto che io, avendo preso la misura, ce l'ho perfetto dalle parti, no? Adesso devo cercare di farlo abbastanza lungo per riuscire a chiuderlo sopra in questa maniera, d'accordo? Quindi cercando di tenere il rettangolo il più preciso possibile, ok? Non avere poi alla fine una cartina geografica che sembra tipo l'Italia, che non va bene, che poi sono, vabbè, già abbastanza rettangolare, che quella bislunga. Niente, devo aprire la finestra perché con il forno acceso poi che... Ok. Maria. Scusate un attimo, ma... Ho le altre due colombe da cuocere che... Intanto la cuocio lì. Che da noi sta un po' diluviando. E ora... Perché ho l'orto che sta gridando vendetta a Dio. Ah, cerchiamo di essere precisi, sentitelo con le mani se lo sentite alto da tutte le parti, ok? Vabbè, io per farlo così cosa ho fatto? Ho impastato normalmente, quando era quasi incordato mi sono fatta una pappettina con un cucchiaio di acqua, no, un cucchiaino di acqua, un po' di cacao e un po' di farina mescolati, buttati dentro con un pezzo di impasto così. L'ho fatto diventare scuro e poi gli ho buttato dentro il pastello bianco e l'ho fatto girare mezzo secondo. Che fosse così questo effetto mucca. Ok. Adesso vediamo. Un po' la preparazione perché dopo con la piega 5 si fa la svelta, ne devi fare una. Allora, l'ho fatta soprattutto anche nei laboratori perché con una piega fatto loro poi hanno le placche di burro, mettono dentro, chiudono e via. Insomma, per un laboratorio che deve garantire anche una certa continuità del prodotto
ammortizzare i tempi, è tanta roba, insomma. Vediamo un po'. Cominciamo, anche troppo, guarda. Anche troppo. Abbiamo tirato. Quindi... Allora, non abbiate paura. Solo non sto tirando, sto cercando di... Sembra assurdo, ma di rincicciolarlo. Dicevo, non abbiate paura quando poi dovrete andare a incassare, a dover ritagliare. So che si butta via della roba. Cioè, buttarla via. I ritagli potete cuocerli, sono alla fine... Pasta, metti un po' di zucchero. Allora... Allora, vediamo un po'. Va bene. Cominciamo. Io comincio a raddrizzare il tiro, ok? E pure qua. Ok, uno e uno, due. Qua si devono combaciare perfettamente, ma senza sovrapporsi, perché poi altrimenti avrete un doppio di pasta, ok? Poi io qui faccio il pacchettino, d'accordo? Ti salto da qui. Adesso, visto che comunque l'abbiamo tirata adesso, incassato è incassato, ok? Ingazzato è ingazzato. Quindi io adesso cosa faccio? Non faccio la piega, ma gli do 10 minuti, 5 minuti di congelatore. Ripeto, io ho il forno acceso e non voglio rischiare di trovarmi con il burro che si scioglie dentro, ok? Quindi adesso io lo prendo, lo metto un attimo in congelatore, ci rivediamo tra 5 minuti. Ciao!